Ciao Polletti, questo è Electric Peo. Ho giocato recentemente a Bloodborne, in modo molto più approfondito di quando ci giocai precedentemente, giocando e cercando anche su internet, visualizzando anche video o documenti di altri giocatori, prevalentemente esteri, americani soprattutto, ho scoperto dettagli particolari che in qualche modo mi hanno sorpreso o impressionato su questo gioco. Non sono scoperte che appunto ho fatto sempre in prima persona, ma magari appunto guardando altri gamer. Oggi vi porto una prima lista di queste particolarità che sottolineano la cura del dettaglio di questo gioco e che si possono scoprire solo se lo si apprezza appieno. Prima di vedere il primo, meglio puntualizzare per chi non lo sa, che in questo gioco ci sono prevalentemente due risorse principali. La prima, più importante, è il sangue. E la seconda sono i punti intuizione, probabilmente erratamente tradotti, in quanto in inglese ad esempio si chiamano insights. Ciò indica appunto una visione interna, quasi dell'anima per così dire. È quindi o non è un caso che all'interno della testa dell'automa, nel sogno del cacciatore, vi siano due occhi interni? È un easter egg nascosto? Forse voluto, appunto data la descrizione di questi punti intuizione, di questi insights? Possiamo vederlo dalla descrizione del terzo cordone. Usalo per ottenere intuizione o gli occhi sull'anima. Dubito fortemente che sia un errore della texture, dato che zoomando e vedendolo bene da vicino sembrano proprio dei dannati occhi. Il fatto mette ancora di più i brividi, per così dire, a seguito della prossima particolarità che appunto sto per raccontarvi. Non so come si chiamino in italiano, dato che la prima volta che ho giocato questo gioco l'ho giocato rigorosamente in inglese. Si chiamano Winter Lantern, le lanterne d'inverno. Quello che colpisce di queste creature, oltre che alquanto ostiche da sconfiggere, è la somiglianza, se si fa attenzione, del loro abbigliamento con quella appunto di quest'automa. Sono creature pericolose che tramite lo status follia possono facilmente spedirti all'altro mondo. Per questo si evitano o si affrontano in modo veloce o deciso. Ma fermiamoci un attimo ad osservarli. Ho equipaggiato il set della tomba in modo da avere una resistenza elevata alla follia, quindi potremo osservarle in modo migliore. Possiamo notare ora una somiglianza tra gli abiti di questa creatura e dell'automa. E non sono solo io a dirlo. Basta cercare su internet, su Google, somiglianza automa Winter Lantern. Vengono fuori numerose immagini che mettono a confronto i due personaggi di questo gioco, dalla sciarpa, che nelle Winter Lantern diventa quasi un pezzo di carne cadente, al corpetto, e quello che manca in realtà alle Winter Lantern forse la mantella, che però potrebbe essere rappresentata proprio da questi tentacoli. Ciò rende ancora più misteriosa la storia dell'automa, o a questo punto della sua rappresentazione all'interno degli incubi, e non nella Yharnam reale, tra virgolette, dato che se ci facciamo caso queste Winter Lantern si trovano solo all'interno degli incubi. C'è chi di voi probabilmente se ne è già accorto prima o lo ha supposto semplicemente prima. Io personalmente non me lo ero mai chiesto, ma dopo un po', a forza di uccidere corvi o quelle fastidiosissime streghe con la gobba, anche le Winter Lanterns a questo punto, ho notato che a lasciare i ciottoli sono proprio queste creature che hanno o molti occhi o sono comunque sia relazionate in modo evidente a questi. La loro descrizione non dice nulla di che, se non che lo puoi tirare addosso agli avversari, ma la somiglianza di questi ciottoli con degli occhi è innegabile. Anche la descrizione nel wiki americano di Bloodborne vi è scritto: i ciottoli hanno un'apparenza simile a quella degli occhi umani, che siano degli occhi pietrificati o semplicemente pietre, questo non lo sappiamo. Mostrano evidentemente paura, quindi potrebbero essere anche occhi. Fatto sta che realizzandolo solo ultimamente mi è sembrato angosciosamente divertente il fatto che fino adesso, senza saperlo, ho tirato occhi pietrificati alla gente. E a proposito di occhi di corvo, lo sapevate che a Hemwick vi è un corvo totalmente docile?
che non attacca, potete tranquillamente ammazzare tutti quelli che sono intorno a lui, ma lui comunque sia non vi attaccherà, neanche se lo colpite. Questo è un piccolo dettaglio che in un certo senso mi ha colpito molto, e quindi ora provo stima verso questo corvo, piccolo e indifeso. Il seguente, prima di essere un segreto, vuole essere un consiglio per chi sta affrontando Bloodborne per la prima volta. Quelle maledette streghe ingobbate di Hemwick, una volta arrivati, evocano delle creature con delle falci che vi infastidiranno durante tutto il combattimento. Queste, guarda un po', sono basate sul numero di punti intuizione che il giocatore ha. Ciò significa che se tu hai 50 punti intuizione, le streghe di Hemwick evocheranno davvero 50 di quelle bestie. Se ne avete 0 però, beh, la lotta contro il boss, credetemi, sarà una vera passeggiata. L'ultimo dei segreti di questo video è a proposito del marchio del cacciatore, che nasconde molti piccoli significati. Dal punto di vista del design, si ispira probabilmente al marchio del sacrificio di Berserk, il manga. La cosa più interessante del marchio, secondo me, deriva probabilmente dalla sua forma. Sembra quasi una persona appesa sotto sopra. Data la descrizione del marchio del cacciatore, potrebbe in effetti esserlo. Una runa che pende sotto sopra, scritta nella mente di un cacciatore. Inoltre, il dettaglio più interessante che fa riferimento a questo fatto sono le persone appese in tale modo nei dungeon del calice. Probabilmente era un tipo di tortura che si basa sul far affluire tutto il sangue al cervello finché la vittima non perde i sensi o muore. Detto questo, è ancora più interessante scoprire che tramite il simbolo del cacciatore si può scrivere la parola blood. Sangue, appunto. Ciao Polletto, io sono Electric Peo, sono fumettista, disegnatore, animatore, ma soprattutto videogiocatore. Se questo video ti è piaciuto, non scordarti di iscriverti e di lasciare un bel mi piace, credimi, lo apprezzo tantissimo.